sparire dalla circolazione. L'agenzia conosce i miei nascondigli e ci cercherà. Questo è il posto più sicuro che conosca. Posso venire con te? Rimani nascosta, finché non capisco cosa accade. Ah, sei stato tu a chiamare? Sì. Oh, tu devi essere Victoria. Entra pure, piccola. Grazie per l'aiuto. Questa ragazza è importante. Prendi. Ci prenderemo cura di lei, figliolo. Diana ha detto che hai bisogno di quella collana. Non perderla. Tornerai da me. Ti proteggerò. $37.50 a notte, niente feste. Pronto. Birdie, dobbiamo incontrarci. La tua fama ti precede. Non cambi mai, eh? Ti dirò, ammiro chi ha il fegato di sputare nel piatto in cui mangia. Se ti conosco come credo, immagino tu abbia bisogno di informazioni e io potrei darti una mano. Ma prima ho un favore da chiederti. Mi ascolti? Bene. C'è una faccia nuova che si fa chiamare il re di Chinatown. Sì, lo so, non è esattamente un campione di sobrietà. Comunque sarei felice se abdicasse al trono. Non so se mi spiego. Questo King abita nella pagoda al centro della città, dove un'unità di maledetti sbirri sorveglia ogni sua mossa. Non resta quasi mai da solo, tranne quando incontra il suo spacciatore in una casa che dà sulla piazza. In un vicoletto lì vicino tiene parcheggiata un'auto di lusso europea. Questo è tutto quello che so. Richiamami quando hai finito, ok? Il re di Chinatown può essere assassinato in molti modi diversi. 12 di questi omicidi sbloccheranno nuove sfide. Per visualizzare le sfide, consulta il taccuino. Completando una sfida, otterrai un bonus permanente di punti. Più sfide riuscirai a completare, più alto sarà il potenziale punteggio. Buona caccia. Come va? Siedi e mangi. Cosa le do? Sgombro spagnolo? Anguilla? Accettato.
aspettate. A tutti piace il pesce, è salutare, è ricco di aminoacidi. Non mettere su ciccia, vieni da Ceddi. Vuole da bere? Una bibita? No, ok, Ceddi. Vado 5,99. Sei nuovo? Cosa le do? Sgombro spagnolo? Anguilla? Ok, sta arrivando in cucina, sento l'odore, lo sente l'odore, senza com'è buono. No, nessuno, a me non piace il pesce. Vieni, cosa le do? Signora, $5. Calma, ce n'è per tutti, non vi preoccupate. Per ora. Non c'è paragone, il pesce più fresco della città. Insegnata l'educazione? No. Un passo indietro, per favore. Occhio! Guarda dove vai! Wow. Ok, sai, bastano? Bastano, ok? Mi sembrava di aver letto. Salve, cosa posso fare per te? Venite, assaggiate! Ha per caso una musica? Basta cazzate. Salve, cosa posso certo, fare capito. Per lei? Allora, di quanta roba stiamo parlando, eh? Migliori piatti di tutta Chinatown. Cazzo, non c'è problema. Va bene, devo solo... Fammi fare un paio di chiamate. Dammi 10 minuti. Io tornerei tra 5. Le maiale ancora calde. Certo, 5 minuti e sono da te. Bello zenzero, fatevi sotto. È una vera manna per lo stomaco. Adesso mi sento. È abbastanza grigliata per tutti. Prego, prego, con calma, con calma. Aspettate la prima. Capri! Megluzzi! Tutta Chinatown! Capri, ma è crudo. Non fare lo stronzo. Ciao amore. Sì, hai ricevuto il messaggio. Sì, voglio dire, loro vanno via per il fine settimana e hanno invitato anche noi. Dietro ci lasci un braccio. Venite, assaggiate! Migliori piatti di tutta Chinatown!
per lei? Dalle, quanti gliene faccio? Tè verde, zuppa di miso! Quanti gliene servono? Dalle, quanti gliene faccio? Mille dal resto di 20. Allora, cos'hai per me? Venite! Ehi, ehi! Io sono l'uomo delle sorprese, no? Forse è meglio spostarci a casa mia. È di qua, vieni. Una busta? Le serve una busta, signora? Salve, cosa posso fare per lei? Quanti gliene servono? Per lei, dove? Sì. Ma più qui, sì. Sì, noi qui sempre, sette giorni. Patatine fritte? No? Ok. Gambero reali! Mi scusi? Compro fresco! Mi mangerei tutto? Un pescato di oggi! Salve, me ne fai due, grazie. Ma il resto? Filetto di salmone! Tonno? Ma è in scatola? Accettate anche la carne. Compro fresco! Beh, mi sembrava di aver letto. Compro fresco! No, sushi? Ma è crudo? Qui ho il pesce! Filetto di salmone! Pochissimo. Salve. Scontro fresco. Dopo ci sono io. Posso avere una busta? Pescato di oggi. Una bustata. Filetto di salmone. Salve. Grazie del resto. Ricorda di tornare a trovarmi. Mi dispiace. Grazie per la visita. No. Ciao, amore. Tutto bene? Pesce, frutti di mare, calamari! Grazie di tutto, ecco il resto. Spero di rivederti presto. Esatto, sì. Ecco, ora. Venite, assaggiate la nostra salsa teriyaki. Per un povero diavolo. Ehi, c'era il mio caffè lì dentro, idiota! Venagamami, venagago che te chiede. Sì, mio amore. E cosa porta qui il tuo brutto muso? Cerco informazioni. Beh, sei nel posto giusto. Informazioni. Tu cerchi informazioni, io trovo informazioni. Ha un prezzo, ovviamente. Naturalmente, ha un prezzo. Puoi dirlo forte. Una ragazza di nome Vittoria. L'agenzia la vuole a tutti i costi. Devo sapere perché. No, aspetta. L'agenzia. Vuoi che ficchi il naso negli affari dell'agenzia? Sei forse impazzito? Sì, devi essere pazzo, sì. Ok, quanto sei disposto a pagare? Dimmi cosa vuoi.
Beh, sì, i ferri del mestiere. Parla della ragazza, sai cosa fare? Sì, certo, ti chiamo. Esatto.